Buon pomeriggio a tutte e tutti, sono Camilla Bianchi, expert scuola per Save the Children e vi accompagnerò lungo questo percorso. Intanto benvenuti al primo webinar dell'iniziativa Non da soli, studenti al centro della didattica a distanza. Siamo tantissimi, siamo oltre 1500 partecipanti da tutta Italia e ci sono scuole che collaborano con noi da tanto tempo, invece scuole che ci stanno conoscendo tramite questa iniziativa. Il senso del percorso che abbiamo proposto attraverso questi quattro webinar nasce all'interno del programma Non da soli, che è il nostro programma che come organizzazione stiamo proprio realizzando in risposta all'emergenza, coronavirus. Questi webinar nascono quindi dalla volontà di sostenere e riflettere insieme su una didattica a distanza, di qualità. Nelle settimane precedenti, attraverso la nostra rete di scuole, ci siamo concentrati con vari, interventi sulla condivisione di strumenti e piattaforme che ci possono aiutare, ma ora invece vogliamo lavorare sul senso, sulle strategie didattiche che in questo tempo particolare possono, rivelarsi particolarmente preziosi. I primi due webinar sono in collaborazione con l'Università Bicocca, che ringraziamo per la disponibilità. E oggi, grazie a Franco Passalacqua, ci concentreremo sulla progettazione e comunicazione, didattica. Ma vedete qui accanto a me un ospite d'eccezione, la nostra direttrice Daniela Fatarella, qui con noi per un saluto e un messaggio di vicinanza a tutte le scuole. Buongiorno a tutti, grazie Camilla. Devo dire che sono veramente molto contenta di essere qua con voi oggi e ci scusiamo per l'inconveniente della scorsa settimana, ma vi ringrazio veramente per aver scelto di dedicarci altro tempo e altra attenzione. Sicuramente noi crediamo molto in questa attività di formazione, pensiamo che possa avere un impatto sicuramente positivo su quello che sarà il percorso educativo di tanti bambini e ragazzi che in questo momento in particolare sperimentano una nuova forma di educazione proprio perché stiamo vivendo una situazione veramente fuori dal comune. Per questo veramente un grazie anche a tutti voi docenti che in questo momento state svolgendo davvero un ruolo incredibilmente importante e prioritario perché vogliamo cercare di continuare a garantire, voi siete proprio le antenne che riuscite a farlo, un percorso educativo in una modalità estremamente nuova in una situazione emergenziale. Non sta a me ricordarlo, però l'emergenza coronavirus è chiaramente una situazione senza precedenti. Tutti noi abbiamo visto onestamente cambiare totalmente la nostra vita da un punto di vista personale, professionale. Tutto quello che conoscevamo in termini di abitudini e di relazioni è stato comunque messo in discussione. Però vogliamo anche uscirne più forti da questo momento di crisi di trasformazione. Vogliamo sicuramente acquisire delle competenze, degli strumenti che potremo usare anche in futuro e anche per questo siamo qui oggi. Questa è una crisi sicuramente sanitaria, purtroppo la drammaticità degli eventi, anche i numeri ce lo ricordano ogni giorno. Ma per noi di Save the Children, e anche sicuramente per voi, questa è una crisi che noi osserviamo sull'impatto che ha nei confronti dei ragazzi, dei bambini, degli adolescenti. Questa è un'emergenza che è destinata ad avere un impatto non solo nell'immediato periodo, ma anche nel medio-lungo periodo. In particolare poi può andare proprio a colpire tutti quei bambini e quei ragazzi che si trovano in situazioni, in contesti anche più difficili e più vulnerabili. Non sta a me ricordarvi, perché lo sapete benissimo, che dal 5 marzo tutte le scuole sono state chiuse, ci sono 8 milioni di studenti fuori dal sistema scolastico che tutti conosciamo e in particolare non sappiamo ancora quanto questo potrà protrarsi. Però quello che vediamo oggi è una risposta della scuola italiana che si basa un po' sulla didattica a distanza, la didattica digitale. Allora noi perché siamo qua oggi? Perché pensiamo che questo possa essere sicuramente uno strumento che ha un significato pedagogico e perché insieme vogliamo progettare una nuova didattica con nuovi te tempi, con nuove modalità, con nuovi strumenti. Quindi è vero che lo strumento tecnologico è sicuramente importante, però la didattica digitale non è solamente connettersi su un computer. E quindi noi come Save the Children, come diceva giustamente Camilla prima, abbiamo scelto di intervenire immediatamente nell'emergenza coronavirus e una delle attività che abbiamo voluto portare avanti è proprio
proprio quella che riguarda il percorso, la scuola, diciamo, il supporto alla scuola, la vicinanza alla scuola e in particolare il percorso formativo anche dei docenti. Quindi davvero è incredibile il fatto che siate così tanti oggi qui con noi. Questo, diciamo, ci fa piacere, ci fa comprendere che probabilmente abbiamo anche intercettato, grazie a voi, alle vostre indicazioni, un bisogno, un interesse e quindi oggi più che mai noi vogliamo essere vicini alle scuole e soprattutto vogliamo una proposta formativa che nasce da un'idea fondamentale, che è proprio quella di porre costante attenzione alla voce degli studenti e alla loro partecipazione nell'attivazione della didattica a distanza. Quindi noi speriamo di poter offrire con questo percorso tutta una serie di spunti che siano pedagogici, didattici, educativi, che si basino però proprio sul promuovere la centralità dello studente, la sua partecipazione e la relazione, degli aspetti che comprendiamo siano molto difficili in una didattica a distanza, ma esistono delle strategie, esistono degli elementi che proprio vogliamo condividere. Noi siamo partiti dai ragazzi, come facciamo sempre come Save the Children, perché i ragazzi sono al centro del nostro lavoro, ma sono anche il centro che ci permette di avere tutta una serie di spunti per il nostro lavoro. Quindi nuovamente sono stati proprio i ragazzi, che hanno dato una serie di spunti su quella che è la didattica a distanza e su quello che può essere il ruolo dell'insegnante, che oggi è un ruolo che non va solamente ad istruire, ma maggiormente va anche proprio ad educare. E quindi questo è uno strumento in più sul quale proprio vogliamo investire insieme. Quindi ringrazio nuovamente l'Università Bicocca che ci ha permesso di realizzare questo webinar e che poi ci aiuterà nella supervisione scientifica che faremo in un numero ristretto di scuole. Però in particolare voglio ringraziare i ragazzi. Ci sono Matteo e Dimitri che tra poco appunto si uniranno a noi, condivideranno con noi la loro riflessione e li ringrazio perché i ragazzi del Movimento Sottosopra sono sempre stati presenti in tutte le nostre attività e anche oggi hanno fatto una serie di riflessioni che ci permettono proprio di condividere con voi degli spunti per il futuro. Questo è un momento in cui la scuola e tutti voi e tutti noi abbiamo un ruolo che va al di là proprio dell'educazione formale, diciamo, ma soprattutto va a sostenere i ragazzi anche in tutte quelle che sono le loro competenze non cognitive, che un'interruzione del sistema scolastico e di tutta quella rete di supporto educativo anche non formale può andare a minare profondamente. Quindi tutte le competenze non cognitive che riguardano la fiducia in se stessi, l'autostima, la creatività, il problem solving. Quindi questo strumento diventa della didattica a distanza, diventa importante perché permette poi ai ragazzi di rimanere all'interno di una rete, di un tessuto sociale che oggi ancora di più è proprio fondamentale. Quindi anche in questo momento così difficile, essere insieme, fare rete, scambiarsi punti di vista diversi fa la differenza. Noi come Save the Children crediamo che ci troviamo in una situazione in cui siamo distanti ma vicini e soprattutto che con uno sforzo comune veramente possiamo partecipare sia a questo momento di grande emergenza e difficoltà, ma anche imparare e trattenere con noi una serie di competenze che ci permetteranno poi di migliorare il nostro modo di lavorare e in particolare in questo caso il rapporto educativo, il patto educativo proprio tra insegnanti e tra ragazzi. Quindi grazie ancora per aver deciso di rimanere con noi oggi e buona webinar e soprattutto con grandissimo piacere Matteo e Dimitri ci daranno i loro consigli. Grazie a tutti. Eccoci, grazie, grazie Daniela. E appunto, come ha ben detto, al centro dei nostri interventi ci sono i ragazzi che hanno opinioni e l'aspetto fondamentale per noi è che vengano anche prese in seria considerazione le opinioni, le iniziative e le istanze dei ragazzi. Per cui diamo benvenuto anche a Matteo e Dimitri del Movimento Sottosopra, per Giovani per Save the Children. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Allora, io sono Matteo e lui è Dimitri. E insomma, noi rappresentiamo i ragazzi e le ragazze di Sottosopra Venezia per Save the Children. Il nostro è un movimento di adolescenti attivi sul territorio nazionale nel promuovere la voce dei ragazzi. Normalmente approfondiamo tematiche che ovviamente per il nostro territorio sono importanti. Realizziamo azioni di sensibilizzazione e di cittadinanza attiva per migliorare la nostra vita e quella dei nostri coetanei.
Nella nostra sede di Venezia, gli argomenti che abbiamo scelto di trattare sono il bullismo, la violenza, l'abuso, il maltrattamento e le situazioni di sofferenza nascoste dei nostri coetanei. Noi durante questo periodo difficile non ci siamo mai fermati, appunto attraverso delle videochiamate Skype, abbiamo continuato a riflettere su diritti negati a noi e ai nostri coetanei. Sì, come diceva il mio compagno, essendo in emergenza noi tutti è venuto spontaneo a riflettere sulla nostra quotidianità che è cambiata all'improvviso e in ogni caso sulla scuola che in bene o in male è comunque la nostra parte importante della nostra quotidianità. E, sappiamo dai vostri racconti che non è facile neanche per voi ed appunto ringraziamo per quello che state facendo nonostante siano delle cose nuove per tutti e quindi proprio per questo abbiamo voluto metterci del nostro in questa tematica, in questa nuova sfida. Nel nostro gruppo ci sono ragazzi e ragazze che frequentano scuola differente e che quindi abbiamo riscontrato diverse metodologie che i nostri prof hanno utilizzato nelle prime settimane. E dal nostro confronto abbiamo voluto valorizzare tutte le cose che ci sono sembrate positive e provare a ipotizzare delle soluzioni, delle criticità che abbiamo vissuto. Ecco il video, spero che vi piaccia. Io resto a casa, rende anche creativi. Noi ragazzi di Sottosopra Venezia ci siamo confrontati su come va la scuola in questo periodo di emergenza. Abbiamo riflettuto sulle difficoltà che stiamo trovando e sulle cose che vanno bene. Veniamo da scuole diverse e unendo i nostri punti di vista e le nostre esperienze abbiamo pensato a dei consigli per migliorare questa scuola a distanza. Siamo sicuri che non si ferma qui, è importante la tua idea. Raccontaci la tua esperienza e arricchiamo questa lista di consigli. Se siete degli insegnanti, lo potete condividere con la vostra classe, o con i rappresentanti di classe, o con i rappresentanti di istituto. Thank you.
Allora, nelle nostre riflessioni e nelle attività abbiamo riscontrato che in questa emergenza la scuola ha bisogno proprio di un supporto di tutti per funzionare al meglio. Appunto, il nostro progetto serve per confrontarci, non certamente per dare degli obblighi. Serve per migliorare e trovare in pratica delle strategie per rendere più efficiente la scuola a distanza. Noi vi ringraziamo della vostra attenzione e speriamo di poter collaborare. E scriveteci sui nostri social se avete proposte o riflessioni. E insieme ce la possiamo fare. Hashtag io resto a casa, però distanti ma vicini. Grazie. Eccoci, ringraziamo davvero Matteo e Dimitri per il contributo che hanno portato a nome di tutto il gruppo di Venezia di Sottosopra e davvero con l'augurio che insomma anche tutti i docenti in ascolto possano riportare e coinvolgere i propri studenti in questa iniziativa. Passiamo ora invece la parola a Franco Passalacqua, che è ricercatore presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca, si occupa di progettazione didattica, valutazione e di formazione degli insegnanti. Ha pubblicato recentemente il testo Scrittura narrativa e progettazione didattica proprio sul tema dello sviluppo professionale dei docenti e del ruolo della progettazione nell'orientare la didattica e partecipa tra l'altro a molti progetti di ricercatore e in qualità di formatore in molte scuole primarie e secondarie di primo grado. Io prima di passare la parola a Franco ricordo a tutte e tutti che c'è la possibilità di interagire tramite delle domande che sarà mia cura poi insomma raccogliere e tra un'oretta insomma iniziare a confrontarci anche con Franco. Grazie intanto e passo la parola a Franco. Grazie Camilla, buongiorno a tutti, benvenuti. Sono appunto Franco Passaracqua, ricercatore presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca. E prima di cominciare volevo, beh, anzitutto ringraziare voi che siete connessi così numerosi, avete trovato tempo per ascoltare questo webinar e per partecipare attivamente. Quindi anche io vi invito a porre domande anche mentre presento la prima parte e poi le raccogliamo in fondo al mio intervento. Ringrazio anche Save the Children, il direttore generale che ha introdotto questi lavori. È un momento davvero un pochino unico, se vogliamo, e provo anche a dare già uno spunto, uno stimolo per riflettere sulla didattica a distanza. Un momento unico perché la scuola e con il supporto dell'università di Save the Children e di tante altre realtà sta facendo un lavoro incredibile, che non è solo un muoversi nell'emergenza, ma è un ripensarsi. E momenti come questi sono importanti anche per far sì che questo periodo possa insegnarci qualcosa e soprattutto possa anche migliorare quella che sarà la didattica del prossimo anno, quando tutto questo sarà, non sappiamo ancora come, ma sarà in qualche modo concluso. Mi riallaccerò molto all'intervento di Dimitri e di Matteo e dei ragazzi sottosopra, perché i 10 consigli che hanno dato e che fondamentalmente insistono su 3 elementi: l'elemento dell'ascolto dei ragazzi, degli studenti, anche dei bambini di primaria, ovviamente, dell'infanzia, l'aspetto della condivisione anche negli elementi più organizzativi della didattica a distanza, e infine questa idea di promuovere attività di collaborazione per far sentire, lo dicevano loro, anche a distanza il senso della scuola come comunità. Ecco, sono forse questi 3 dei capisaldi che proverò a ripercorrere, a rielaborare, e ringrazio loro per lo stimolo che mi hanno dato. Il mio intervento, vediamo se... Perfetto, ora vedete le mie slide. Il mio intervento nasce, diciamo, non come una proposta, diciamo, individuale mia, ma come proposta di un gruppo di ricercatori e insegnanti che fa riferimento alla professoressa Elisabetta Nigris, ma soprattutto diciamo, all'idea che abbiamo avuto in queste settimane di attivare una piattaforma, una delle tante, ce ne sono moltissime, un sito in cui raccogliere proposte didattiche, riflessioni diciamo, di qualità per poter consentire a insegnanti da tutta Italia di, da un lato, condividere, ma dall'altro anche di riflettere sul senso del processo di insegnamento apprendimento, quindi di come promuovere apprendimento, e ripetendo le parole di Dimitri e di
Matteo, come far esercitare davvero il diritto all'istruzione e all'educazione oggi agli studenti? Quindi farò riferimento molto a questo sito perché la documentazione che abbiamo raccolto in qualche modo sarà parte costitutiva del mio intervento, andremo anche ad analizzarla. Come sapete, domani c'è un secondo webinar condotto dalla dottoressa Monica Zanon, mia collega dell'università, nonché insegnante, e questi due webinar sono pensati, diciamo, come una, sono pensati in continuità, quindi fanno parte di una cornice unica. Alcuni degli elementi che vi proporrò oggi saranno approfonditi domani da Monica. Quindi è un invito questo anche a seguire il webinar di domani, a pensarli appunto in questa forma di correlazione. Cosa si propone il webinar di oggi? Allora, anzitutto quello di provare, ormai è un mese circa, in Lombardia forse qualcosa in più di distanza dalla chiusura fisica delle scuole, dall'apertura della scuola a distanza, di riflettere su quelli che sono gli aspetti didattici imprescindibili, li abbiamo chiamati, cioè quegli elementi che ci sembrano siano cruciali per effettivamente consentire a bambini e ragazzi di apprendere e non solo di partecipare alle lezioni, ma proprio di apprendere. In secondo luogo, grazie anche diciamo, all'utilizzo di documentazione didattica di insegnanti che poi presenterò, proveremo anche a ragionare in particolare sul senso di alcune scelte di progettazione e anche rispetto alla modalità di comunicazione, in particolare al ruolo del feedback formativo nella didattica a distanza. Com'è strutturato il webinar? In tre parti. La parte finale l'abbiamo anticipata prima, sarà un momento di confronto a partire dalle vostre domande. Invece la prima parte avrà un momento iniziale in cui ripercorrerò, come stavo dicendo, questi elementi imprescindibili, facendo riferimento anche qui ad alcuni spunti didattici di insegnanti, e successivamente mi soffermerò su 4-5 proposte didattiche a distanze realizzate da vostri colleghi della primaria, colleghe e colleghi della primaria e della secondaria in queste settimane. Ringrazio fin d'ora i docenti con cui mi sono confrontato in questi giorni e che hanno messo a disposizione il loro tempo, ma soprattutto i loro materiali per poterci ragionare. Sono insegnanti un po' speciali perché non so come riescono a trovare il tempo di lavorare a scuola, lavorare anche in università e soprattutto condividere quello che stanno facendo. Quindi grazie a Sonia, grazie a Paola, grazie ad Anna, grazie a Monica, grazie ad Emanuela. Partiamo da questo. Allora, didattica a distanza è qualcosa che è entrato ormai nel vocabolario comune di qualsiasi italiano, ma non solo, di qualsiasi persona in giro per il mondo, dato che è una situazione noi condivisa. Ecco, proviamo a vedere che cos'è didattica a distanza. Faremo una specie di definizione in negativo, cioè didattica a distanza anzitutto non può essere quell'attività di dare compiti o fare richieste senza che ci sia un ritorno da parte degli studenti. E questo è il primo punto, come leggete. Quindi, senza una risposta degli studenti, non possiamo dire che sia attivo un processo di insegnamento-apprendimento. Ma ugualmente, senza che questa risposta non sia analizzata da noi docenti, ovvero senza che ci sia un effettivo monitoraggio di quello che sta avvenendo dall'altra parte del computer, monitoraggio in particolare del processo di apprendimento, del processo conoscitivo che gli studenti individualmente in gruppo stanno mettendo in atto. E allora la sfida da questo punto di vista diventa sia formulare delle consegne che siano in grado di attivare dei ragionamenti complessi, delle ipotesi, una combinazione di conoscenze e non solo di eseguire delle piccole pratiche oppure di rispondere in maniera più mnemonica. Dall'altro lato, appunto, riguardo al monitoraggio, diventa cruciale documentare, raccogliere le informazioni che ci arrivano sui file, nei colloqui individuali da parte degli studenti per osservare gli effetti delle nostre scelte. Infine, l'elemento che ho introdotto già prima, il ruolo del feedback. Nella didattica a distanza forse diventa ancora più evidente quanto può essere efficace rivolgere agli studenti dei feedback molto specifici che non sono solo di valorizzazione di ciò che hanno fatto, dei feedback che possono essere fatti dall'infanzia all'università. Ora ci confrontiamo in particolare con primaria e secondaria, ma dicevo dei feedback che come vedremo possono entrare proprio all'interno di questioni estremamente circoscritte, di ordine disciplinare o anche di aspetti didattici differenti. Dicevo, è passato ormai un mese circa, in alcuni luoghi anche di più, e possiamo ricostruire alcune tappe di questa fase, diciamo, di emergenza, che
così si sta protraendo. Abbiamo distinto due fasi principali. La prima, quella che abbiamo denominato del caos generativo, cioè la fase iniziale, le prime settimane. In alcuni casi, in alcune situazioni, magari ci sono scuole che sono ancora in questo momento, ovvero quello di un momento di ricostruire, trovare il modo per riagganciare gli studenti, ricostruire la relazione, ma soprattutto di organizzare, riorganizzare la didattica a distanza, ovvero le tempistiche, le piattaforme, le modalità con cui sentirsi individualmente e in gruppo con gli studenti. E su questo raccolgo fin da subito lo stimolo di Dimitri, di Matteo e dei ragazzi di Sottosopra sul fatto che a loro avviso diviene cruciale condividere queste modalità organizzative, perché il tempo scuola, in quella che abbiamo definito anche come titolo di intervento, la scuola non a scuola, il tempo è completamente diverso e se non ci sono dei vincoli condivisi, anche rigidi, che danno forma e aiutano tanto gli insegnanti quanto gli studenti a stare dentro, è davvero difficile riuscire a gestirsi, soprattutto perché ai ragazzi è chiesto un grado, ai ragazzi ma ai bambini, di autonomia a cui spesso non erano abituati. Ecco, faccio una piccola parentesi rispetto a questa prima fase, appunto la ricostruzione della relazione e la riorganizzazione didattica. Se questa fase manca, dal nostro punto di vista non è assolutamente possibile arrivare alla fase successiva, che è quella di apprendimento vero e proprio. Qui siamo in una fase preliminare, una fase che è solo di ingresso a scuola degli studenti. E mi permetto di dire che se noi non siamo in grado in questo momento di sapere se tutti i nostri studenti sono effettivamente in grado di avere un tablet, un computer funzionante, una connessione, e ne perdiamo anche solo uno o due, ecco, il nostro compito purtroppo in qualche modo diviene parziale. E prendo come stimolo il racconto di una collega, una cara amica che ha un ruolo a scuola, un insegnante, e mi ha fatto notare come sia possibile, anche a fronte di una situazione di emergenza, raggiungere davvero tutti. Nella loro situazione, questa persona è Anna Pietrobon, di cui leggeremo dopo una testimonianza didattica, nella loro scuola che cosa hanno fatto? Hanno tracciato, come quasi tutte le scuole, la lista degli studenti che non avevano possibilità di connettersi, scusate, e una volta capite le esigenze, hanno catalogato tutti i dispositivi digitali della scuola, quindi tablet e computer, e si sono organizzate per fare in modo che i genitori e persone familiari andassero a scuola a ritirare, dopo aver stabilito un contratto incomodato d'uso che è stato preparato dalla dirigente, a ritirare i materiali, i supporti tecnologici per poter effettivamente attivare la didattica a distanza. Ecco, senza questa fase, ed è difficile perché poi lo sappiamo che ci sono contesti molto diversi, ma la scuola ha un patrimonio tecnologico che in questo momento, anche attraverso un contratto incomodato d'uso, può essere messo a disposizione, perché se non c'è questo passaggio iniziale, perdiamo soprattutto quei bambini e quei ragazzi che già erano in una situazione in qualche modo di marginalità educativa, di fatica nella scuola, chiamiamola in presenza. La seconda fase invece è quella che speriamo sia un pochino diffusa in tutte le, scusatemi, in tutte le vostre scuole, ovvero quella di aver individuato già degli elementi rutinari, una struttura fissa, ma soprattutto di essere passati in quella fase di dire: bene, in questo momento siamo in grado di entrare nel merito del processo di apprendimento e supportare anche attraverso i feedback ciò che fanno gli studenti. Ma cosa pensano gli studenti di tutto questo? Ce l'hanno detto prima i ragazzi di Sottosopra, vediamo invece dei ragazzi della secondaria di primo grado. Gli insegnanti in questo caso sono Monica Zanon, che vedrete domani, e Emanuela Vergani, che hanno chiesto con una banale richiesta fatta all'interno di Google Classroom che cosa gli studenti volevano, è un post di qualche giorno fa, del 25 marzo, del 23 marzo, volevano suggerire rispetto alla didattica a distanza, sia in termini organizzativi, sia rispetto invece a delle modalità più legate alla didattica. E cosa hanno detto questi ragazzi? Allora, in questo caso c'è un'indicazione interessante da parte di una studentessa, Giada. Lei in particolare mette in rilievo un aspetto organizzativo rispetto alle materie. Dice: secondo me
dato che noi facciamo lezioni 3 volte a settimana, dovremmo fare dei giorni stabiliti in materie diverse. Anche qua ritorna l'elemento che vedevamo prima, cioè il fatto di dare un ordine, una struttura, in questo caso un giorno a materia. Ma soprattutto, le ultime sue righe, inoltre, durante le lezioni, secondo me, ci dovrebbero essere dei momenti in cui la prof spiega e altri dove noi alunni facciamo gli esercizi e controlliamo se abbiamo capito. Ecco, questo è un aspetto molto interessante perché ci fa capire come questa studentessa, ma lo vedremo subito dopo, individui un aspetto cruciale, ovvero il fatto che nella didattica a distanza ci deve essere sempre un momento individualizzato in un piccolo gruppo in cui si monitora che cosa si è capito, come sta evoluzionando il processo di insegnamento apprendimento. Un ragazzo, un compagno di Giada, diciamo, scrive qualcosa di simile. In questo caso ha risposto alla richiesta dell'insegnante caricando su Classroom un foglio, un documento Word, e nella parte finale, come organizzare le lezioni, dice: dal suo punto di vista, iniziare facendo una sorta di lezione-spiegazione della materia del giorno e poi lasciare un'ora di tempo per fare qualche lavoro singolarmente o anche in gruppo di 2 o 3 persone. Passata l'ora, ci sentiamo se abbiamo finito. E se così succede, ci dedichiamo mezz'ora per discutere su ciò che abbiamo fatto. Gli insegnanti, raccontandomi questa attività, hanno detto che effettivamente già loro in precedenza lavoravano in questo modo, ovviamente anche nella didattica, chiamiamola tradizionale, ma questa impostazione è così in qualche modo congeniale, adeguata al modo che questo ragazzo ha di apprendere, che la ripete al punto da suggerire che la didattica a distanza abbia questa configurazione, un lancio più frontale dell'insegnante, un lavoro individuale in piccolo gruppo e solo dopo si rientra dentro e si entra nel merito di ciò che è stato fatto. Anche i bambini della primaria hanno molto da dire su questo e qui ho il piacere di presentarvi un breve stralcio di un colloquio che ha realizzato proprio in questi giorni una collega insegnante a scuola primaria e anche in università, Sonia Sorgato. Che in un colloquio appunto individuale ha chiesto tra le varie domande come pensa, cosa pensa il bambino, come pensa di aver lavorato in queste settimane. Il bambino, dalla risposta che dà il bambino, si vede come c'è stata una fatica iniziale, anche organizzativa, e quindi ci fa capire quanto sia cruciale il supporto continuativo dell'insegnante su questi aspetti. Arriva a dire che le prime settimane non molto bene, poi mi sono messo a fare i compiti tutti i giorni. Le prime settimane, dice, la mamma mi ha aiutato. Dopo i compiti ho iniziato a farli da solo. Quindi figuriamoci che un bambino in questo contesto, dove è già abituato con Sonia, la collega, a lavorare con autonomia, lui sottolinea la fatica che ha fatto a rendersi autonomo, è vero che è un ragazzo di un bambino, scusate, di seconda, ma in contesti dove magari non c'è questa abitudine, la didattica a distanza richiede forse dei tempi ancora più lunghi per arrivare a creare delle condizioni minime per poter lavorare, far lavorare i bambini in autonomia. Sentiamo invece quali sono i consigli che dà Matteo. Sonia chiede: puoi darci dei consigli? E lui dice: non lo so, qualche volta possiamo fare qualche lavoro assieme, dal libro come a scuola. Vorrei fare una pagina del libro come facevamo a scuola. Qui ritorna anche in senso quasi nostalgico la dimensione così della condivisione scolastica, ma torna soprattutto l'idea di collaborare e di lavorare assieme anche a distanza. Infine, c'è un altro aspetto che è già emerso con quanto dicevano i ragazzi del movimento Sottosopra. Matteo, nella parte finale, dice: c'è qualche lavoro, chiede Sonia, che vorresti fare o qualche argomento? E Matteo risponde: come quel lavoro dove bisogna correggere le doppie. Potremmo fare dei gruppi e potremmo consultarci per risolvere qualcosa insieme a coppie. Ritorna l'idea di lavorare a coppie come modalità per apprendere meglio, in questo caso rispetto anche ad un lavoro molto specifico, siamo in seconda, rispetto alle doppie. Bene, che cosa ci dice tutto questo? Ci dice che in qualche modo l'articolo della Costituzione, in particolare l'articolo 34, forse oggi deve essere ancor più il faro di chi si occupa di scuola, come voi direttamente, come noi in supporto. E ovvero che la scuola è aperta a tutti, ma cosa vuol dire aperta a tutti oggi? Abbiamo visto prima, è aperta a tutti se tutti hanno la possibilità di avere una connessione internet e se tutti hanno un dispositivo tecnologico da poter utilizzare. Sappiamo che ci sono famiglie che magari hanno il computer, ma sono 3 fratelli, 4 fratelli, o il papà ha bisogno di lavorarci, quindi hanno già dei vincoli strutturali che devono essere compresi in questo momento. E allora,
è importante che quella prima fase sia davvero curata e nessun bambino, nessun ragazzo sia lasciato indietro, proprio concretamente. Dopo, quello che stiamo vedendo è che per andare davvero a fare esercitare il diritto dell'educazione, quella è una precondizione. Dobbiamo entrare nel merito di un supporto effettivo del processo di insegnamento-apprendimento. Per andare un po' più veloce del salto, poi eventualmente ci torniamo. Bene, vorrei concludere questa parte iniziale prima di passare all'analisi di alcune proposte didattiche, individuando quelli che nominavo prima come elementi imprescindibili del processo di insegnamento-apprendimento a distanza. Un primo aspetto è quello della ricostruzione e valorizzazione della relazione con i bambini e con i ragazzi. E questo significa sia avere dei momenti individuali in cui ci può essere un confronto più personale, sia il fatto di progettare assieme agli studenti delle routine che possano riconfigurare il tempo a scuola e ricreare quel senso di comunità. E qui vengo al secondo punto, ovvero in che modo è possibile anche a distanza creare quell'elemento cruciale che in qualche modo definisce la scuola pubblica, ovvero la scuola come comunità di apprendimento. Ecco, quello che stiamo vedendo sono forse due aspetti. Il primo, la centralità per essere comunità di una dimensione collaborativa tra gli studenti. Il secondo aspetto è invece quello di progettare, e qui viene la sfida dell'insegnante, attività, consegne che incuriosiscano, che stimolino bambini e ragazzi, ma che soprattutto li mettano nelle condizioni di interrogarsi a vicenda, di condividere i loro ragionamenti, di far sì che l'apprendimento possa diventare davvero un fatto comunitario. Per fare sì che ci sia apprendimento, abbiamo insistito sul feedback e ora entreremo più nel merito. La prima proposta che ho il piacere di presentarvi, e con questo entro nella seconda parte del webinar, quella dedicata, dicevo prima, ad un approfondimento, ad una breve analisi di alcune proposte didattiche realizzate in queste settimane. Questa proposta è stata realizzata da Sonia Solgato e dalla sua collega Erika Valentini. Siamo sempre nella seconda primaria, la classe di Sonia. Adesso esco rapidamente dalla presentazione ed entro per descrivervi meglio diciamo, questa attività sul sito che vi stavo dicendo. Vi invito a farlo anche voi. Eccolo qui. Questo è il sito che vi raccontavo prima, che raccoglie testimonianze insegnanti da tutta Italia, testimonianze sia diciamo, a livello più riflessivo, è della sezione diari di viaggio, sia invece veri e propri percorsi didattici. La sezione invece Pensiamoci su è una sezione che raccoglie dei contributi diciamo, di carattere più teorico, di approfondimenti preparati soprattutto da docenti universitari, da chi studia diciamo, così professionalmente la scuola, quindi da esperti in ambito pedagogico e didattico. Volevo andare subito sull'attività di Sonia. Ecco qua ne trovate diverse, e questa qui. Ecco, in questa attività, Sonia, ora non mi dilungo a leggere tutto il testo che ho preparato, Sonia, ma sottolineo come abbia scelto di far sì che tra le routine che ha proposto ai suoi bambini e che possiamo in qualche modo vedere esemplificate in questo Padlet, questo è uno screenshot del Padlet di Sonia con la sua classe, dove ci sono tutte in qualche modo le attività che ho chiamato non a caso routine. Ecco, tra queste ci sono due attività di corrispondenza che sono sempre aperte e a cui i bambini possono continuamente fare riferimento, scrivendo nel Cari Amici lettere ai loro compagni e attendendo le loro risposte. Oppure nelle lettere per le maestre, e siamo qui, appunto una corrispondenza più individualizzata. E da questo punto di vista ci sembra interessante vedere in che modo è avvenuto uno di questi scambi. Per ragionare sul feedback, ma anche per ragionare sugli altri elementi imprescindibili, ripeto questo termine che abbiamo un po' scelto per caratterizzare il webinar di oggi, ovvero la relazione e questa dimensione di comunità, di far parte di un medesimo percorso, una medesima cornice di apprendimento. Ritorno sulla nostra presentazione. Ecco qui. Ho sintetizzato gli elementi che mette in rilievo Sonia e che motivano questa scelta di proporre questa attività di corrispondenza, ovvero il fatto di riprendere un'attività che faceva già parte di una routine scolastica precedente all'emergenza, e
il fatto di valorizzare la funzione sociale della scrittura. Siamo in una seconda, in questo caso sono testi che hanno un destinatario reale, sono testi che sono densi di significato, e questo fa sì che il processo di apprendimento della lettoscrittura diventi efficace perché significativo. E infine è Sonia stessa a ribadire questa idea di ricreare la comunità a distanza. Questo è il testo di Alessandro, che leggo rapidamente, e poi vediamo a lato la risposta di Erika e Sonia. Care maestre, come state? Io non posso uscire, però posso giocare con i Lego e anche fare i compiti. Adesso sono a casa, perché non posso andare dai nonni lunedì tardi siamo dovuti andare a casa di corsa per evitare i blocchi. Ora sono a casa con Elena ed il papà che lavora, Alessandro. Vediamo come gli insegnanti scelgono di rispondere a questa lettera. Quindi entriamo nel merito delle scelte di Erika e Sonia per comprendere in che modo hanno individualizzato delle proposte didattiche e dei feedback. Ripercorro brevemente ciò che ho sottolineato in grassetto. Le insegnanti subito cercano di tranquillizzare, di mettere a proprio agio Alessandro, dicendo: vorremmo tranquillizzarti sui compiti. Tu cerca di fare quello che puoi fare da solo. Sappiamo che i tuoi genitori devono lavorare. Quando la mamma e il papà sono liberi, possono mandarci i tuoi lavori. Ecco, un elemento cruciale e di profonda anche difficoltà della didattica a distanza, cioè far sì che gli studenti davvero siano messi alle condizioni sì di essere supportati dai genitori, ma non di essere in qualche modo accompagnati in maniera eccessiva, al punto da limitare il loro apprendimento, limitare la loro autonomia. Ecco, questo è un suggerimento molto, direi, delicato da parte degli insegnanti, che parla sia ad Alessandro ma sia ai genitori. Subito dopo vediamo cosa dicono del corsivo. Ti facciamo tanti complimenti, ti consigliamo, se non l'hai già fatto, di completare le pagine 38 e 39 del libro del corsivo per diventare ancora più preciso. Quindi c'è già anche un feedback rispetto ad un apprendimento specifico, e cioè la scrittura in corsivo. E poi c'è una proposta. Vediamo come viene formulata questa proposta individuale, che quindi è complementare alle proposte che riguardano tutti i bambini e che molto rapidamente abbiamo visto sul Padlet. Sappiamo che ti piace tanto disegnare, quindi partono da un interesse di Alessandro, e quindi ti proponiamo un'attività un po' speciale: disegnare o dipingere una natura morta. Ora, una natura morta in una seconda primaria è una sfida in qualche modo così estremamente complessa, e i cui risultati non sono certi. Allora gli insegnanti introducono questo tema in maniera molto coinvolgente. Dicono: il nome è un po' strano, ma significa disegnare o dipingere una composizione di oggetti, fiori, frutti ed altre cose inanimate. Diciamo che sono cose che non si muovono. Uno degli artisti più famosi per le nature morte è Caravaggio. Una breve spiegazione rispetto a Caravaggio, con un link a un video che potete vedere, poi queste slide ovviamente saranno messe a disposizione. Infine scrivono: ti proponiamo di dipingere una natura morta con la tecnica che preferisci, usando il materiale che hai in casa. Scegliendo una serie di oggetti, dopo averli copiati a matita, cerca di colorarli. E dicono: aspettiamo il tuo lavoro, un bacione, presto Sonia ed Erika. Ecco, questa proposta altamente individualizzata ovviamente giunge al bambino con un significato diverso, con un'attenzione diversa, e sappiamo che genererà in lui anche un desiderio di realizzare questa natura morta particolare, perché appunto è rivolto a lui e perché gli insegnanti si sono fatti carico, hanno rielaborato un suo interesse. Passiamo invece ad una proposta sempre di Sonia. Torno brevemente sul sito per farvi vedere lo screenshot del Padlet. Come vedete, nel Padlet di classe, di questa seconda A, è presente la sezione creazioni matematiche. Molti di voi la conoscono, questo genere di attività, che fondamentalmente è strutturata ad un'attività che chiede ai bambini in maniera molto libera di elaborare delle creazioni che partono dall'utilizzo di numeri, di elementi geometrici, di calcoli. In questo caso l'aspetto di condivisione diventa cruciale, perché i bambini sono chiamati, sono invitati a pubblicare le loro creazioni, qua ne vedete una, sul Padlet, in modo che anche gli altri bambini possano rispondere o possano anche loro realizzare cose analoghe. Andiamo a vedere però, dato che stiamo ragionando nel webinar di oggi sul feedback, cioè sulla progettazione e comunicazione didattica, andiamo a vedere una di queste creazioni matematiche. È quella di una bambina, e questa bambina disegna, come vedete, un rombo.
sottolineando anche un aspetto importante, ovvero le due diagonali, dicendo che dalla lettera A alla lettera C la diagonale non utilizza questo termine, ma dice sono 16 centimetri, e lo stesso da B a D sono sempre 16 centimetri. Vediamo che tipo di feedback individuale hanno dato le due insegnanti. Cara Chloe, ti ringraziamo per i compiti e per le tue creazioni matematiche. Vado rapidamente oltre. Per quanto riguarda le creazioni, ti scriviamo quello che ci è venuto in mente. Hai disegnato una figura geometrica come fanno i grandi. Aveva scritto, osservo il rombo. Ciao amici, lo sapete che questo è un rombo? Forse anche tuo fratello utilizza le lettere per indicare i vertici delle figure, perché questo è un elemento che non era stato ancora introdotto da Erika e Sonia. Le linee tratteggiate si chiamano diagonali e sono molto importanti. C'è un supporto, quindi un supporto a Chloe nel dare un nome concettualmente corretto, quindi nel portare ad un grado di astrazione, di formalizzazione maggiore, un aspetto che lei ha, diciamo, elaborato in maniera più esperienziale, tracciando delle diagonali, quindi intravedendo in qualche modo il concetto, ma mancando ancora del termine per poterlo nominare. Ecco la domanda degli insegnanti. Hai notato che le diagonali della figura che hai disegnato sono uguali? Ora ti mandiamo un rombo, ed è la figura che vedete a fianco, che abbiamo disegnato noi. Dimmi cosa ne pensi e osserva bene le sue diagonali. Poi ne riparliamo nella prossima lettera. Che differenze ci sono con quello che hai disegnato tu? Questo feedback così individualizzato ci fa capire in che modo Sonia e Erika, partendo da una creazione libera della bambina, l'aiutano a differenziare, partendo dall'analisi delle diagonali, tra il concetto di rombo e il concetto di quadrato, senza dirglielo, ma invitandola a ragionare, quindi invitandola a far sì che costruisca un proprio percorso mentale per differenziare, partendo dal ragionamento sulle diagonali, queste due figure. Ora, abbandoniamo momentaneamente la matematica e tuffiamoci in un ambito invece di italiano. Torno sul sito perché ho il piacere di introdurvi brevemente un'attività che ha realizzato Paola Capitano, anche lei collega di università, nonché insegnante, siamo in una classe quinta primaria. Torno sul sito, eccolo qua, in particolare Paola ha pubblicato nei giorni scorsi questo testo, che vi invito a leggere, in cui fa una riflessione personale sul senso di essere insegnanti oggi, e in una di queste riflessioni, diciamo, dove riporta una corrispondenza anche lei con i bambini, in una di queste riflessioni fa vedere, in qualche modo richiama ad una delle attività che ha realizzato in questi giorni, e si tratta di un testo, della scrittura di un testo intitolato Se fossi invisibile. Qua vedete la consegna. E è una consegna in cui gli studenti possono scegliere, ora non mi soffermo a leggere, possono scegliere una sottotraccia da seguire. In questo caso il testo che andiamo a vedere è di una bambina che ha risposto in particolare alla traccia Se avessi il potere di essere invisibile. Lo ha titolato il testo Se fossi trasparente. Ora, senza soffermarci nell'elaborazione scritta, qua abbiamo incollato il testo che ha preparato la bambina, quello che ci interessa mettere in luce è la risposta che ha dato l'insegnante. Paola, in questo caso, vediamo, prendo il puntatore in modo che si veda un pochino meglio, in questo caso scrive una mail, quindi non è più il Padlet, è una semplice mail in cui dice: carissima Alice, hai avuto una bella idea nell'immaginarti invisibile. Come spiegavo ieri durante il video, la video lezione, prova a trascrivere, qui fa una richiesta, prova a trascrivere sul tablet perché. Perché in quel modo l'insegnante riesce a dare dei feedback effettivamente funzionali a degli elementi legati alla scrittura del testo, quindi elementi tanto discorsivi quanto sintattici ortografici. E infatti dice, così possiamo modificare il documento insieme e arricchirlo con qualche particolare in più. Quindi l'insegnante, Paola Capitano, non si accontenta dell'invio del testo, ma chiede alla bambina, con il supporto della mamma, di caricarlo in modo tale da poterci ragionare assieme. La mamma, in questo caso, risponde dopo qualche giorno, ed è interessante vedere
in che modo valorizza questo ruolo di insegnante? Perché dice: buongiorno Paola, Alice in questo periodo è cambiata molto, la vedo molto più attenta ai suoi impegni, vuole lavorare da sola, non chiede mai aiuto, annota i suoi compiti. E poi va avanti anche valorizzando il ruolo di insegnante. E Paola risponde su questo con un aspetto che è davvero cruciale, perché ritorna a quell'elemento dell'individualizzazione, perché dice: non esitate a scrivere se avete bisogno, la prossima settimana organizzerei di nuovo un momento di lezione individuale. Quindi si capisce come Paola sta scegliendo in questo caso di allestire una didattica a distanza che sia fondamentalmente strutturata con momenti di gruppo, ma che ha dei piccoli momenti individualizzati che sceglie lei quando e con chi diciamo realizzarli. Bene, abbiamo visto due testimonianze di attività didattiche, due insegnanti, quella di Sonia e della collega Erika e quella di Paola. Ora invece vi invito a leggere quest'altra. Torniamo sul sito, perché la troviamo proprio presentata in maniera ricca nella sezione percorsi. E si chiama Leggo per voi, ricostruire le routine della classe anche a distanza. È un'attività realizzata da Anna Pietrobone, anche la sua collega Sofia Sartorelli, qua siamo a Como. Anna Pietrobone, di cui vi parlavo prima, fa parte di questa scuola dove hanno fatto un lavoro di mappatura individualizzata proprio a tappeto. In questa attività cosa ci dice Anna Pietrobone? Che ha voluto in qualche modo, qua vediamo l'angolo di lettura, l'agorà della loro classe, ha voluto riproporre un'attività che faceva parte delle routine della sua classe, c'era una classe terza, ed era quella del Leggo per voi. Un bambino ogni giovedì mattina sceglieva un testo e lo presentava leggendo alcuni passaggi ai compagni. Quindi Anna ha scelto di riportare, di trasporre questa routine a distanza, facendo notare come abbia proprio cercato di portare questo elemento per far sì che la scuola a distanza potesse, diciamo, beneficiare di quanto costruito prima, quindi di non proporre, diciamo, una cesura drastica, ma di poco per volta ricollegare con le routine precedenti. Su questo, Anna, ritorno, scusate, pensavo fosse qui, torno su questa presentazione. Anna rivolge agli studenti la richiesta, appunto, di dire scegliete un testo e tramite Google Meet lo leggeremo. La prima bambina che sceglie di leggere è Alice. Dice: mi posso prenotare la prossima volta, come leggete? E Alice cosa propone? Legge un breve racconto, ed è un racconto che parla di Frida Kahlo. L'insegnante chiede: come mai hai scelto proprio questo racconto, proprio questo libro, Alice? E Alice risponde: perché mi hanno attratto le sopracciglia attaccate tra loro sulla copertina. E poi dice anche così, questo elemento sottolinea un elemento di carattere più affettivo. E poi la mamma mi ha detto che Frida Kahlo è una famosissima artista. Allora mi sono incuriosita, perché anche a me piacerebbe fare l'artista da grande. L'insegnante Anna risponde: ho capito Alice, deve essere molto avvincente come storia. Grazie, ti ascoltiamo. Legge la storia, ma soprattutto dopo che hanno letto, i bambini iniziano a incuriosirsi. Gioele dice: credo che lo prenderò il libro, Alice, anch'io vorrei essere un artista. Arwa invece: io vorrei farvi vedere l'opera d'arte che ho creato in questi giorni. Ho costruito un dinosauro tridimensionale. L'insegnante dice: bene, allora dovremo capire che tipo di opera ha creato Frida Kahlo. Accoglie questo interesse che ha suscitato la proposta di Alice, la fa in qualche modo, la rende una proposta collettiva, e iniziano da lì un percorso sull'arte messicana che culmina con un'attività di disegno, che adesso vi farò vedere, in cui le due insegnanti, Anna Pietrobonne e Sofia Sartorelli, chiedono di rappresentare alcuni tratti dell'arte messicana, in particolare o delle calavera, una calavera, oppure un dipinto analogo ai mezzi busti così noti di Frida Kahlo. Andiamo a vedere cosa hanno realizzato i bambini di terza. Ecco, qua abbiamo scelto di accostare le realizzazioni dei bambini con i feedback che hanno dato gli insegnanti. Leggiamo questo.
L'insegnante Anna scrive: Emma, hai scelto di disegnarti a corpo intero, ma nonostante questo, perché la consegna appunto era quella di essere più fedeli alla modalità del ritratto di Frida Kahlo, quindi a mezzo busto, nonostante questo sei riuscita a curare i particolari del tuo volto e quelli del coniglio, giusto? La prossima volta potresti provare, come Frida, a focalizzarti sulla parte del volto e del busto per l'autoritratto. Quest'altro bambino invece è Sara. A Sara viene scritto: il tuo stile è inconfondibile, Sara, colori vivaci e tratti decisi. Si vede che hai costruito la calavera da sola, molto interessante. La prossima volta puoi provare a sperimentare delle decorazioni più piccole e particolareggiate. E Sara subito risponde: ok, grazie del consiglio, maestra. E poi si tratta di Sofia, che appunto è in questo momento incinta, e Sara le chiede come sta il bambino. C'è anche una nota molto, molto simpatica, molto viva anche del rapporto tra queste due insegnanti e i loro studenti. Poi invece abbiamo un'altra realizzazione e Sofia risponde alla studentessa: molto originale l'idea di utilizzare il bianco e il nero. Le sfumature e l'utilizzo delle ombre rendono l'opera realistica, ti rappresenta molto. Si sente molto valorizzata. La studentessa dice: grazie maestra. Emotiva, il bianco e nero era proprio voluto. Quindi vediamo come questa interazione attraverso dei feedback consenta di esplicitare le scelte, in questo caso delle scelte, chiamiamole, diciamo, pittoriche e grafiche, e quindi apportare una consapevolezza differente ai bambini. Era proprio voluto per rappresentare il mio stato d'animo un po' preoccupato a causa della situazione che stiamo vivendo. Brevemente vorrei anche presentarvi così un feedback sempre di Anna Pietrobon, molto semplice. Qua siamo in una classe quinta. Anna mi raccontava ha dovuto in qualche modo sostituire una collega che in queste settimane è stata poco bene, con una classe che non conosceva. Si era trovata un'attività che era stata richiesta dall'insegnante che era titolare appunto dell'insegnamento, e l'attività era molto semplice. Come vedete ci sono delle figure geometriche, dei rettangoli, veniva chiesto di specificare i dati, di inserire la formula del perimetro e dell'area e di calcolarla. Come potete vedere, vediamo se si vede il puntatore, eccolo qui, in questa prima sezione il bambino inserisce la formula del perimetro lato per 4, mentre la realizzazione che fa non è la stessa della formula, ma invece fa lato più lato più lato più lato. E infatti l'insegnante cosa scrive? Ciao Michelangelo, perfetto, i tuoi calcoli sono corretti. Inizia a pensare come si potrebbe calcolare il perimetro dei rettangoli più velocemente, poi ne parliamo assieme. Ecco, qui, e dopo continua, Michelangelo, scusa, mi sono accorta che solo ora la formula che tu hai indicato per il perimetro non coincide il calcolo fatto. Puoi spiegarmi come mai e che tipo di ragionamento? Quindi il feedback che dà l'insegnante e che la didattica a distanza consente di fare, perché abbiamo questa documentazione e la possibilità di commentare proprio le produzioni dei bambini, si accorge l'insegnante, primo, che la formula del perimetro del rettangolo è errata, ma non glielo dice. Secondo, che ha scritto una formula, al di là del fatto che è errata quella del perimetro, ma poi la realizzazione è diversa, quindi probabilmente l'inferenza insegnante ha imparato una formula a memoria, ma poi non si accorge di qual è la formula che effettivamente sta mettendo in pratica. L'insegnante gli chiede di ragionare, cioè prova a ragionare su qual è la, non parla di formula, perché non sta andando ad un livello di astrazione, si mette a livello del bambino, che in questo caso è un livello precedente, gli chiede malamente se c'è una formula, se c'è una modalità più rapida di come per calcolare il perimetro. Dopodiché gli chiede conto in qualche modo di questa differenza tra ciò che ha scritto sopra e ciò che ha scritto sotto. Bene, adesso ci tuffiamo, abbiamo ancora qualche minuto, 5-6 minuti prima di lasciarvi spazio alle domande. Volevo brevemente considerare anche la scuola secondaria. Questa è un'attività di scrittura collaborativa che l'insegnante, la collega di Monica Zanon, Emanuela Vergani, che ringrazio per aver messo a disposizione questo materiale, ha realizzato. Di fatto si tratta di un progetto che era già cominciato in precedenza, prima della sospensione delle attività in presenza, che prevedeva che la sua scuola realizzasse un capitolo di un racconto che era stato avviato da altre scuole che fanno parte di questo progetto nazionale. Quindi ogni scuola realizza un capitolo
progressivamente i capitoli diciamo, vanno a configurare la storia. Nel caso di Emanuela, la sua classe doveva scrivere il capitolo finale della storia. Purtroppo proprio in quei giorni c'è stata chiusa delle scuole e quindi, adesso non vi leggo le consegne, Emanuela chiede ai suoi studenti di realizzare questi testi, questi capitoli a distanza, ma soprattutto che cosa chiede? Chiede loro di scriverli e poi di condividerli sul tablet, sul Padlet, come potete vedere, ma di condividerli come? Di condividerli solo nel caso in cui lo volessero, quindi alcuni dei testi i ragazzini li hanno inviati solo insegnanti, invece i ragazzi che desideravano condividerlo potevano farlo e potevano essere anche votati in questo caso i testi, quindi per attivare anche una dinamica di lettura reciproca. Vedete qua ci sono dei cuoricini sotto i testi e questo significa che la scelta che ha fatto Emanuela era quella di scegliere il testo vincitore che sarebbe divenuto il capitolo finale di tutta la scuola da associare agli altri in base un po' alle preferenze che hanno avuto. E su questo mi raccontava Emanuela che hanno avuto anche un po' di elementi di criticità perché molti ragazzi si sono in qualche modo lamentati del fatto che il capitolo che ha vinto non era quello scritto meglio a loro avviso o che presentava magari delle fragilità linguistiche, però l'intenzione di Emanuela in questo caso era quella di, al di là del capitolo vincitore, di mettere in condivisione, di far sì che ci fosse una lettura reciproca dei capitoli. Queste, come vedete, invece sono sempre di questa attività dei feedback individuali che l'insegnante ha dato ai ragazzi quando caricavano il capitolo, prima ancora di renderlo visibile a tutti, per coloro che poi hanno scelto di farlo, nel Padlet. Ecco, questa è l'ultima attività che vi presento, per non rubare più tempo alla parte più di confronto. Qua siamo invece in una quinta primaria. In questo caso l'insegnante, Alessia Santamaria, ha provato a interrogarsi su che cosa in una quinta potesse essere significativo fare per studiare l'apparato respiratorio. Ma soprattutto la sua sfida era quella di provare a interrogarsi sul modo in cui la conoscenza dell'apparato respiratorio, potesse essere costruita progressivamente e lei, da insegnante, non essendo di fianco ai bambini, potesse effettivamente supportare la progressiva, diciamo, concettualizzazione di un insieme di concetti complessi. Per noi adulti, figuriamoci, per dei bambini in quinta hanno delle conoscenze differenti rispetto alle nostre. Quindi cosa ha fatto? Ha scelto di fare una lezione frontale attraverso una video spiegazione. E poi, nonostante non avessero ancora visto, non avessero concluso l'argomento apparato respiratorio, ha chiesto una consegna. Ha chiesto ai bambini di realizzare, con i materiali che hanno a casa, un prototipo dei polmoni. Scelta non casuale, è una scelta che risponde anche all'idea di lavorare nell'ambito delle scienze sulle cosiddette questioni socialmente vive, cioè di lavorare su aspetti che in questo momento sono sulla bocca di tutti, ma che a tutti ci interessa capire cosa avviene nei nostri polmoni, soprattutto a fronte ovviamente del Covid. E quindi ha chiesto di realizzare un prototipo con il materiale che avevano a casa e successivamente di condividerlo, quindi non come verifica, ma come processo intermedio di apprendimento. E vediamo cosa hanno realizzato gli studenti. Queste sono alcune delle loro realizzazioni. Queste sono altre, e dato che lo sta realizzando proprio in questi giorni, l'idea dell'insegnante è quella, a partire da queste realizzazioni, di poter dare dei feedback specifici per vedere proprio come stanno rendendo visibile la conoscenza che hanno dei polmoni e quindi di intervenire su tutte delle questioni tecniche su cui poi personalmente non entro in merito perché non ho le conoscenze anche disciplinari per farlo, ma capiamo quale può essere la differenza tra imparare l'apparato respiratorio partendo ad esempio da uno schema di quelli come quelli che si trovano sul sussidiario, ne ho voluto riproporre uno, e invece da quello che i bambini hanno costruito e quindi hanno costruito facendo riferimento alle conoscenze che effettivamente loro avevano. Pensiamo che questo, oltre alla dimensione di laboratorialità che si può effettivamente realizzare anche a casa, sia un elemento cruciale del processo di apprendimento proprio perché il feedback va a colpire degli elementi effettivamente visibili di come il bambino sta costruendo la conoscenza. Per chiudere,
Torniamo così rapidamente a fare una sintesi dei punti, degli elementi imprescindibili che ci hanno accompagnato in in questo percorso tra le varie attività di insegnanti. Dicevamo, ricostruire la relazione, la classe come comunità di apprendimento, il ruolo del feedback formativo. Infine, proviamo a mettere a fuoco quelli che possono essere degli insegnamenti che dicevo in apertura di webinar. Degli insegnamenti che questa fase di emergenza ci può dare per proporre diciamo, più che per proporre in attività didattica in presenza, proprio per riflettere sulla nostra professionalità di insegnanti. Il primo è quello della flessibilità della progettazione, ovvero l'idea che la progettazione non sia uno schema fisso prestabilito, ma soprattutto nella didattica a distanza, ma così come la didattica in presenza, le piste di lavoro, gli argomenti vengono fuori se siamo in grado di ascoltare ciò che arriva dai bambini. Abbiamo visto Anna Pietrobon come è riuscita a cogliere dallo stimolo di Frida Kahlo per fare un percorso di approfondimento sull'arte messicana, ma poi di realizzazione anche pittorica. Oppure anche nell'attività che abbiamo visto adesso sull'apparato circolatorio, sul respiratorio, in questo caso cogliendo anche l'idea di lavorare su un tema cogente, significativo per tutti. Secondo, il ruolo della documentazione didattica. Senza documentazione, cioè senza poter avere una documentazione non dei prodotti finali, ma che facciano vedere proprio le scelte, i ragionamenti dei bambini. Abbiamo visto nelle elaborazioni matematiche sia del rombo di Chloe, sia del bambino Michelangelo con Anna. Sono documentazioni che consentono di vedere proprio quelli che sono i minimi passaggi che l'insegnante deve essere in grado di supportare. Infine, e qua ritorno davvero con forza allo stimolo dei ragazzi di sottosopra, di Dimitri e di Matteo, c'è cioè il contratto didattico condiviso. Cioè la comunicazione didattica ha senso a distanza se è funzionale a creare delle regole condivise. Regole condivise sia rispetto ai tempi, alla struttura organizzativa della scuola, ma anche delle regole condivise rispetto a quali sono i momenti di senso per i bambini. Abbiamo visto come hanno chiesto con forza, nella parte iniziale sul loro pensiero della didattica a distanza, di lavorare assieme a coppia, a gruppo, ma soprattutto anche di avere dei momenti con feedback individualizzati con l'insegnante. Per chiudere, mi piace così richiamare un'attività che ha realizzato un'altra collega, Paola Scuderi, e che domani Monica approfondirà. In questa attività che ora non vi presento, una bambina ha realizzato questa rappresentazione grafica, ma quello che è interessante sottolineare è come sia stata restituita anche dalla mamma della bambina che scrive: per quanto riguarda l'arte con le forme geometriche, insieme a mia figlia ho partecipato alla realizzazione del quadro. Abbiamo fatto una ricerca per vedere le forme dei palazzi moderni e delle chiese. Mia figlia ha voluto fare un parco giochi e mettere nel verde sul tetto e davanti alcuni palazzi. Si è impegnata tanto in questo progetto e anch'io mi sono divertita molto. Ecco, forse questo racchiude un po' il senso del fare scuola a distanza e di quanto dei piccoli gesti possono attivare anche un'idea di scuola diversa nei genitori e forse ricostruire un'alleanza che spesso era in qualche modo anche un pochino così persa. Ecco, ora ho concluso, lascio la parola a voi e anche a Camilla. Vi ringrazio e mi scuso per essermi un pochino dilungato. Per nei tempi. No, intanto grazie mille Franco, penso che davvero, insomma, nonostante tu abbia dovuto tagliare alcune parti, sia stato davvero un intervento molto molto efficace. Lo vediamo dalle domande che adesso ti pongo. In realtà prima partirei brevemente da quelle più tecnico-logistiche, quindi anche rispetto alla piattaforma Bicocca con le scuole. Diversi docenti hanno chiesto se è accessibile, nel senso che avevano problemi nell'accesso e quindi se è accessibile a tutti o se c'è una parte di registrazione. È accessibile a tutti, forse per via del carico magari di persone è possibile che non ci fosse accesso, ma è assolutamente libera, gratuita. E anzi, invito i docenti non solo ad andare a vedere i materiali, ma anche a proporre delle attività. C'è una sezione Contattaci e siamo un po' così sempre aperti a confrontarci e raccogliere testimonianze da chiunque. Ecco. Perfetto, grazie. E adesso invece passerei alle domande più di contenuto, che ruotano
prevalentemente intorno a due aspetti. Uno è il tema dell'autonomia in una situazione in cui appunto viviamo la didattica a distanza, quindi un'autonomia che se nei bambini, nelle bambine, nei ragazzi e nelle ragazze, tra virgolette, normodotati, può esserci, può avviarsi, invece come riuscire a creare, ecco, inclusione, quindi una reale partecipazione di tutte e tutti anche in una situazione di questo tipo, per cui gli esempi dei diverse domande erano in un contesto in cui la maggior parte sono di origine straniera, quindi anche il ruolo dell'utilizzo delle piattaforme non è immediato, oppure in caso di disabilità e quindi in cui il ruolo del genitore forse diventa ancora più determinante, e quindi anche come riuscire a interloquire e creare una relazione con i genitori. E poi un'altra tipologia di domande sempre legata al tema autonomia e inclusione riguarda le situazioni poi chiaramente specifiche di alunni e alunne con bisogni educativi speciali, per cui in cui il tema del raggiungerli all'interno di una relazione che innanzitutto possa essere individuale ma anche collettiva, come ci ricordavi tu, in termini di classe, di ricostruzione di una dinamica di classe, diventa più faticosa. Se vuoi ti faccio anche la seconda, così poi ti lascio l'onere della risposta. Riguarda più invece il tema della valutazione. Quindi alcuni docenti chiedevano intanto le piattaforme, se puoi citare brevemente le piattaforme che hanno usato le colleghe negli esempi che hai fatto. E poi appunto il tema della valutazione e del riuscire a verificare i processi di apprendimento anche nelle secondarie di secondo grado, quindi il tema dei feedback rispetto anche alla correzione dei compiti, alla condivisione dei file. Quindi insomma, se potevi fare anche qualche considerazione in merito. Certo, grazie Camille, grazie delle domande a voi che ci state seguendo. Allora, rispetto al tema enorme, estremamente complesso dell'autonomia e dell'inclusione, allora dico fin d'ora che nessuno di noi ha la bacchetta magica e che ci vogliono delle competenze professionali specifiche. Faccio riferimento particolare rispetto ai casi di bisogni educativi speciali. E allora qui diventa cruciale così avere una collaborazione con gli insegnanti di sostegno, laddove presente, e con le famiglie, con l'idea che le tempistiche con cui instaurare un rapporto e cominciare a costruire una relazione educativa e di apprendimento anche a distanza sono sicuramente più lunghe, ma a maggior ragione bisogna in qualche modo mettersi forse più di impegno, individualizzando ancora di più. Sappiamo che ci sono casi di bambini che non sono assolutamente raggiungibili, quindi la fatica di contattarli telefonicamente, bambini ma anche ragazzi, contattarli telefonicamente. Ho voluto con forza fare l'esempio della scuola di Cernobbio, perché credo che sia un esempio utile. Ora, non riguarda proprio il tema, diciamo, dell'inclusione di bambini di origine straniera o di bisogni educativi speciali, ma sono il tema delle precondizioni, di consentire a tutti di poter fare quel pezzettino. Nel caso di bambini di origine straniera, dove magari ci possono essere difficoltà anche comunicative, credo che il suggerimento può essere quello di avere molta pazienza, insistere molto e passo dopo passo cercare di costruire una relazione, prima di tutto con le famiglie, ma per capire quale può essere il modo con cui lavorare con loro. Magari hanno un telefono, un computer per tutti, piuttosto che altre difficoltà, e allora bisogna configurare la didattica con loro, ma con tutti, con quell'idea di magari di utilizzare le piattaforme più basiche. Rispetto invece ai bisogni educativi speciali, ecco, non mi addentro nel merito specifico perché non ho competenze per farlo, non sono un ricercatore universitario esperto in quest'ambito, ma credo che l'alleanza prima di tutto con gli insegnanti di sostegno e molti insegnanti di sostegno che ci stanno seguendo è quella di trovarsi, condividere, provare a ragionare, prima di tutto entrare in relazione con le famiglie, dopodiché ci può essere un ragionamento, diciamo, progettuale, didattico, ecco. Però prima di tutto cerchiamo di ricostruire la relazione per accorgerci cosa possiamo fare, perché altrimenti non abbiamo elementi. Rispetto al tema della valutazione, beh, questo è un tema, forse è il grande tema che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi accompagnerà la didattica a distanza. Allora io proverei a distinguere su questo due piani. Il primo è un piano di carattere più burocratico,
istituzionale della valutazione e che riguarda le decisioni che il Ministero prenderà da qui alla fine dell'anno. Oggi ci sono state delle anticipazioni su Repubblica in particolare rispetto, beh, alla maturità, ma proverei a distinguere proprio quel piano da un piano invece legato più alla valutazione formativa, perché credo che sia quello che effettivamente ha senso in questo momento fare e perché come insegnanti abbiamo potere di agire su quello. Sul piano istituzionale sono decisioni che ci cadono dall'alto. Bene, rispetto alla valutazione formativa, io ho cercato di insistere molto nella progettazione con i miei colleghi di questo intervento per far vedere le diverse tipologie di feedback, e cioè l'uso di piattaforme diverse, poi vengo anche ai nomi, ma anche via mail, raccogliendo dei materiali, consente, forse più ancora che a scuola, ma non perché a scuola non sia possibile, perché a scuola siamo magari poco abituati a dare dei feedback di quel tipo, consente di vedere proprio il processo di apprendimento mentre si sta realizzando. Questo però ci fa capire che le consegne che diamo devono essere delle consegne sufficientemente aperte e che consentano a bambini e ragazzi non di rispondere lo so, non lo so, o mi ricordo, non mi ricordo, o eseguo l'operazione, ma di mettere in campo qualcosa di più, perché è lì che noi riusciamo a capire che ragionamento sta facendo. Quindi la valutazione formativa in questo caso noi l'abbiamo vista in maniera, non l'ho mai nominata volontariamente, ma l'abbiamo vista mettere in atto in maniera diversa, con feedback diverse, ma anche con l'idea di collaborare con le famiglie, in questo caso con i bambini più piccoli, nel condividere quello che stanno facendo i bambini. Le piattaforme, una risposta un po' sintetica, eventualmente posso anche approfondire sul tema della valutazione perché è anche un tema così che mi interessa personalmente. Le piattaforme che sono state usate, abbiamo nella progettare il webinar voluto fare riferimento a utilizzi diversi, a delle mail, banalmente, cioè nel momento in cui non c'è una piattaforma a disposizione per mille ragioni, anche la mail, è vero che non consente una condivisione, può essere efficace, l'esempio di Paola Capitanio che usa anche delle piattaforme, invece come piattaforme vere e proprie abbiamo visto il Padlet, quindi Padlet, vi vado su, faccio vedere condividendo lo schermo, allora chiedo in regia se posso brevemente condividere lo schermo, così faccio vedere se arriva. No, va bene, non importa. Comunque Padlet, che è una piattaforma che consente, come avete visto in quella di... eccolo qui, vado subito, grazie. Grazie. Ringrazio, molto gentile. Al volo, è stato in grado. Ecco. Poi ce ne sono molte altre piattaforme, ecco questa è Padlet.com, era quella che vedevamo prima, vi faccio vedere quella di Sonia, lo screenshot. Eccola qui. Che consente in questo caso di caricare del materiale e di renderlo visibile a tutti in maniera molto immediata, direttamente, eccolo qua. Quindi questa è un'attività, lettere per le maestre, che si scorre e diciamo va molto in fondo, si possono caricare file piuttosto che delle immagini. In questo caso gli insegnanti hanno il padlet di tutte le attività, le materie anche, vediamo lettere per le maestre, cari amici, le creazioni matematiche, origami, e poi va avanti a destra con altre materie. Ecco, toglierei la condivisione dello schermo e torno. Poi abbiamo visto Google Classroom, per chi ha la suite di Google è estremamente utile perché consente di organizzare cartelle sotto cartelle, molte classi, e poi banalmente anche Google Drive, ho fatto riferimento in particolare ad Anna Pietrobon che avevo utilizzato quello. Quindi gli strumenti davvero possono essere diversificati, l'importante è come lo si pensa, lo si progetta. Ecco, potrei andare avanti anche a rispondere se non ci fossero domande, ma ti lascio la parola, Camilla. Sì, no, una delle ultime domande che è arrivata è se puoi specificare un po' meglio appunto il ruolo di un percorso individualizzato, che appunto hai sottolineato quanto possa essere importante e formativo e di stimolo anche, con appunto il rapporto invece di comunità e di classe. Certo, allora prendo spunto un po' dalla scelta di alcuni degli insegnanti che abbiamo nominato, ovvero di strutturare la didattica. E qui ritorna anche l'idea di dare una cornice fissa in cui i bambini, ma parlo anche di ragazzi delle medie, che vivono una situazione di grande difficoltà nel doversi in autonomia gestire il tempo all'improvviso. È difficile per noi, figuriamoci, quindi
questa cornice cruciale dove i momenti abbiamo visto sono individuali e di gruppo. I casi che abbiamo visto sono una prevalenza di momenti di gruppo o sottogruppo, in alcuni casi gli insegnanti hanno dei momenti con, non so, Zoom piuttosto che con Google Meet, diciamo dei programmi di videoconferenza, in cui parlano all'intera classe per poco tempo o a dei piccoli gruppi della classe da 8-9 persone, quindi la parte più frontale dove fondamentalmente c'è un confronto e la richiesta magari di approfondire alcuni elementi, ma per dare spazio poi alla realizzazione dei ragazzi. Una parte che i ragazzi, i bambini realizzano individualmente o in piccoli gruppi, sentendosi su WhatsApp o in altro modo, non per forza su una piattaforma. La parte invece individualizzata l'abbiamo vista che è più mirata, diciamo, con dei colloqui anche via Skype, via Zoom, dove si fa anche il punto su quello che sta andando. Quindi non sono solo dei colloqui, e faccio riferimento anche a Sonia Sorgato, alla breve trascrizione che abbiamo visto, non sono solo dei colloqui finalizzati a dare dei feedback, diciamo, su alcuni elementi specifici di apprendimento, sicuramente, ma anche per consentire ai bambini, in questo caso ai bambini anche un po' più piccoli, di ritrovare una relazione personale più intensa, più viva, e ritrovare anche un legame di fiducia che fa sì che il bambino poi anche nella parte di lavoro individuale, di gruppo, possa, diciamo, trovare motivazione, trovare senso. Ecco, quindi è un po' l'abbinare. Ovvio che in questo momento non è possibile pensare che ogni giorno ci possano essere dei momenti individualizzati per tutti, è impossibile fisicamente. Gli insegnanti stanno facendo un lavoro enorme e credo che stiate lavorando il triplo rispetto a prima, però il suggerimento che mi arriva da voi, non solo da me, è quello di provare a disseminare la settimana di momenti individuali laddove si riesce. Ecco. Perfetto, io ti ringrazio davvero Franco, nel senso che ci sarebbero tantissime altre domande, ma dato che abbiamo la fortuna di avere la tua collega Monica domani, affronteremo anche con lei le domande che stanno arrivando adesso. Per cui ricordo l'appuntamento di domani appunto con Monica Zanon, didattica a distanza, metodologie e consegne. Poi seguiranno settimana prossima, il 7 aprile e il 9 aprile, non solo a scuola, uso sicuro e positivo della tecnologia digitale e come promuovere la partecipazione e l'inclusione nella didattica a distanza. Alcune precisazioni, visto che sono arrivate anche alcune domande rispetto alle slide, appunto Franco chiaramente le ha messe a disposizione, per cui vi arriveranno, come vi sono arrivati anche gli inviti e i memorandum per la partecipazione, così come l'attestato di frequenza, insomma, dei 4 webinar arriverà dopo l'ultimo webinar. Per cui davvero vi ringraziamo per la partecipazione, vi ricordiamo che le iscrizioni sono ancora aperte, abbiamo ancora un po' di posto nonostante gli oltre 1500 iscritti, per cui se vi è piaciuto e se volete consigliarlo anche ai vostri colleghi e colleghi, insomma, vi aspettiamo domani. E grazie ancora Franco davvero per l'intervento di altissima qualità, non ti sto a riportare tutti i feedback positivi, insomma, che stanno arrivando, ma davvero grazie. Sono contento, ringrazio chi ci ha seguito e anche i colleghi che mi hanno aiutato a realizzare questa presentazione. Grazie, a domani.